Tra gli altri titoli che all'epoca del primo DS riuscirono con successo a proporre soluzioni creative legate all'uso del touchscreen, ricordiamo con molto piacere Kirby Canvas Curse, atipica avventura dello sferico eroe di HAL Laboratories. Oggi, grazie al gamepad di Wii U, questo concept rivive su console casalinga in Kirby e il pennello arcobaleno. Preparatevi a giocare con la testa china sul gamepad. A meno che non vogliate ospitare un secondo giocatore o condividere l'avventura con qualche spettatore, il vostro sguardo sarà sempre calamitato dal touchscreen posto al centro del controller. Il gameplay di questo particolare platform è tutto incentrato sull'interazione tattile. Un tocco di pennino sull'eroe e questo rotolerà in avanti, mentre una linea tracciata in una qualunque altra porzione dello schermo comporrà una piattaforma di plastilina, sulla quale la nostra palla rosa potrà sfrecciare per evitare ostacoli e nemici. I primi livelli introducono morbidamente le dinamiche di gioco, lasciando che l'utente prenda confidenza con l'atipico sistema motorio. Imparerete prima a disegnare i percorsi da far compiere a Kirby, portandolo in giro per il livello alla caccia delle preziose stelline. Poi ad utilizzare le vostre rampe per farlo saltare verso avversari o blocchi da spaccare. Dato che il quantitativo di colore utilizzato per pennellare i variopinti binari sarà limitato e si ricaricherà dopo qualche istante di inattività, dovrete anche imparare a sfruttare la gravità, smussata e quasi gentile. Lanciando Kirby per aria lo vedrete compiere una parabola lenta e delicata, pronti a riacchiapparlo al volo con un'altra linea, tracciata grazie all'inchiostro guadagnato nel frattempo. Quello che purtroppo non cambia quasi mai nel corso dell'avventura è il ritmo compassato dell'esperienza di gioco, ben lontano da quello dei platform classici. Non si tratta necessariamente di un difetto, ma preferiamo essere ben chiari. Kirby e il pennello arcobaleno vi piacerà soprattutto se cercate un titolo disteso e rilassato, non certo banale, ma neppure scattante come i platform di Mario. Eppure, in fin dei conti, l'avanzamento finisce per risultare un po' spento. Forse il punto è che per riuscire a terminare i livelli non serve troppa abilità, basta armarsi di un po' di pazienza. È molto difficile sbagliare, morire è abbastanza complesso e le uniche difficoltà sono legate al recupero di 5 scrigni sparsi per i livelli, che contengono musiche e modellini per la vostra collezione. Anche apprezzando le tempistiche della progressione, dunque, Kirby e il pennello arcobaleno ha i suoi alti e bassi, tra boss fight a volte un po' troppo sbrigative ed una durata complessiva dell'avventura che non eguaglia quella di altri colleghi. Se c'è però un aspetto in cui il gioco si distingue senza riserve è quello visivo. Abbandonati i tratti pastellosi dell'episodio portatile, i grafici di HAL Laboratory hanno preferito caratterizzare i nuovi scenari tramite un riuscitissimo effetto plastilina. Evitiamo fraintendimenti, Kirby e il pennello arcobaleno è un esercizio di stile prezioso. È un prodotto che sfrutta in maniera creativa il gamepad di Wii U e ribadisce l'attenzione di Nintendo per i titoli fuori dagli schemi e le esperienze non tradizionali. HAL Laboratories ha fatto del suo meglio per regalarci un'avventura non troppo monotona, che in effetti, grazie alla meraviglia della scoperta, si lascerà giocare fino in fondo. Purtroppo, ludicamente parlando, Kirby e il pennello arcobaleno è un po' più inconsistente rispetto ad altri suoi colleghi. Senza andare troppo lontano, restando nell'ambito di quei prodotti che si muovono sulla linea di confine fra il platform ed esperienze di altro tipo, il recente Captain Toad vince su tutta la linea.